amici del Coffee Break, siamo in compagnia per l'ultimo caffè insieme dell'anno 2021. Ci vedremo poi la settimana prossima nell'anno nuovo. Terminiamo questo ciclo di caffè insieme al prologo del Vangelo di Giovanni con un versetto bellissimo che si attaglia bene alla fine dell'anno. Il versetto è il 18esimo, il capitolo è sempre il primo, proprio dove si trova questo testo particolarissimo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Con questo versetto che chiude il prologo, chiudiamo le riflessioni, diciamo, giornaliere, quotidiane, insieme al nostro caffè. Noi possiamo accedere all'essenza di Dio perché? Perché c'è stato un compito importantissimo che è stato affidato a questo figlio, che è quello di essere il narratore, il raccontatore, per utilizzare un termine che probabilmente è un po' più tecnico, l'esegeta del padre, cioè colui che lo spiega. Spiega che cosa? Spiega l'essenza stessa di Dio. La sua potenza, la capacità di operare, quindi segni sicuramente sconvolgenti, ma soprattutto un Dio che entra in dialogo con chiunque e aiuta a comprendere l'essenza della vita di ciascuno, che è riconoscersi nel rapporto insieme al Padre di essere figli. Mediante la fede, ogni uomo di ogni tempo può appropriarsi di questa possibilità data da questo Dio incarnato. Essere figli di Dio non è uno slogan e non è una magia, è la realtà che possono vivere le persone che si lasciano condurre dalla fede in Gesù, il Cristo. Questo è un messaggio molto bello che chiude un anno vissuto con tutte le nostre incertezze, speranze, gioie e che apre quello nuovo, i propositi, la voglia, il desiderio di cambiare, di maturare, di camminare. E allora, sorseggiando questo ultimo caffè dell'anno, intanto vi faccio i miei particolari auguri per questo cambio, per questo passaggio e perché in compagnia del nostro caffè possiamo sempre più camminare insieme sulla strada che ci conduce verso la gioia. È pronto il nostro caffè.